Ciao a tutti, ci siamo tornati su Wildfrost e se sentite strani rumori di sottofondo, forti o insomma che si sentono a malapena, è perché ci sono ancora lavori in casa e quindi insomma ci sono un po' di rumori mistici, ma non ci posso fare niente. E quindi mi dispiace, ma è così. E oggi dobbiamo, ovviamente cercherò di nascondervi il più possibile questo rumore osceno, però non ci posso fare niente. Comunque, una cosa che dobbiamo fare oggi, per forza, in tutti i modi, vediamo se trovo la quest, è questa. Dobbiamo ottenere 40 monete dai goblin, che sono, aspettate, questi, che di solito non consideriamo neanche, e invece oggi dobbiamo considerarli ed eliminarli. Però, che cosa facciamo? Facciamo la sfida giornaliera o qua? Allora, io direi di fare la sfida giornaliera. Vediamo un po'. Le combo. Ah, oggi non ho il traduttore, quindi dovrò tradurre io. Comunque, le combo danno il doppio di soldi, ma i nemici non droppano oro quando vengono eliminati? Non lo so. Questo invece. Ah, ok, gli oggetti nel negozio saranno più costosi, ma che bello. Questo invece. Ah, io parto con gli oggetti che hanno l'effetto aimless, quindi colpiscono un nemico casuale nella fila. Allora, questo è il mio deck. Quindi, sinceramente, sono carte. Aspetta. Quando attacca, applica 2 punti boom all'attaccante più furia. Furia nuovo effetto. Aggiunge. Danni, boh, non ci ho capito niente. E questo cos'è sta roba? Questo è nuovo. C'ha un nuovo effetto e non so quale sia. Va bene, comunque il deck è questo, quindi devo dire anche molto buono. Vediamo un po' i punteggi. E a quanto pare sono spaventosi. Sono veramente spaventosi. E let's go, si parte. Cerchiamo appunto di completare quella missione e di sbloccare più carte possibili. Allora, questa intanto parte con 6 di danno, potenziata, non so per quale motivo, ma io non mi lamento. Mettiamo anche questa perché sì. Ok, poi facciamo anche così. Ah, che bello. Facciamo anche così. Così dovrebbe andare giù, ok. Questa si prende un po' di danni. Abbassiamo un po' il volume. Anzi, alziamolo perché c'è un rumore orribile, veramente bruttissimo. Facciamo, boh, questo. L'inchiostro ce lo teniamo per dopo, per il boss, il mini boss. Quindi facciamo così. E, boh, facciamo così, tanto lui dovrebbe eliminarlo, ok, perfetto. Ed ecco il goblin. Ecco il goblin, dobbiamo per forza eliminarlo. Quindi facciamo così. Ci dà 4 monete. Penso che ci vorrà un po', ma dobbiamo farlo per forza. Ok, boh, facciamo così. Perfetto. Adesso facciamo così. Il goblin l'abbiamo eliminato. Così abbiamo già 12 monete su 40, che comunque non è poco. Perfetto. Adesso arriva appunto il Big Bang. E facciamo. No, però è vero. No, è vero, sono tutti aimless. Vabbè, facciamo così. Ok, bene. Però c'è un problema, cioè questa carta, perché se viene attaccata da tutti e 3 i nemici, implode. Quindi facciamo tipo così. Ok. In questo modo. Ok, perfetto. Adesso cambiamo. Facciamo così. Perfetto, proprio quello che volevo. Cambiamo carte. Adesso facciamo. Questo farà 3 di danno. Va bene, va benissimo. Facciamo così. Tanto 3 di danno se li prende lui. Adesso facciamo 4 di danno a qualcuno, a lui.
Questo farà 3 di danno a lui. Ok, ci dà anche un po' di oro. E lui lo congeliamo perché sì. Perfetto. E tra l'altro continuo ad augurarmi che voi non sentiate questo rumore perché sennò il video verrà veramente male. E non so, cioè, visto che sto registrando da PC, non so neanche come si fa a ridurre il... Cioè, magari tipo togliere i volumi di sottofondo, i rumori di sottofondo, non lo so come si fa. Perché sto appunto registrando da PC, però non importa. Allora, facciamo così. Ok. Non ho più carte, facciamo così. Cambiamo una carta d'attacco. Ok, e vinciamo. Perfetto, prima battaglia vinta. E vi ricordo che i video da oggi in poi dureranno, cioè non da oggi in poi, è già iniziata da un po' questa cosa che dureranno all'incirca 40 minuti perché dobbiamo fare tante cose. Allora, dove andiamo? Di sopra, sinceramente, c'è più roba, secondo me. Anche se di sotto c'era un ciondolo, ma vabbè. Allora, questa è nuova. Boost. Potenzia un alleato randomico all'effetto di 1. E potenzia un nemico randomico gli effetti di un nemico. Non so parlare. E gli effetti di un nemico randomico di 2. Quindi è negativo, teoricamente. Questo cura della vita in base al danno che infliggi, quindi farà 3 di danno, cioè curerà 3 di danno e farà 3 di danno, questo è molto buono. E sentite, questa è soltanto negativa, quindi anche se è nuova non la prendiamo. E qui, boh, qualcuno di nuovo? Vediamo un po'. Ah, questo è nuovo. Non lo so. Aspettate, cioè avrei il telefono con il 5% di batteria, quindi potrei anche andare sul traduttore al volo e vedere che cosa fa. Quindi datemi un secondo di tempo e vediamo un po' che cosa dice. Quindi se si vuole aprire gentilmente, invece di fare sto caricamento infinito, si è impallato. Dai, no, ma veramente. Oh, non mi fa neanche tornare. Se. No, vabbè, cioè, no, io veramente. Tutto mi si è bloccato. Ti prego, funziona. Si è bloccato, non funziona più. No, non funziona. Dai, telefono, te ne vai. Dopo disinstallo Google e tutte le altre app esistenti sul telefono. E sentite, visto che non so cosa fa, lo prendiamo perché è nuovo. E non so cosa fa perché non, il traduttore non funziona. Non funziona. Non funziona. Vi chiederete com'è possibile? Non funziona. Faccio il terzo tentativo. Vediamo se ha voglia di funzionare. Oh, ce l'abbiamo fatta. Colpisce anche un alleato dietro. Ah, bello. Aia. Allora, queste due sono nuove. Questo ci aggiunge un punto spazzatura quando viene colpito e questo pure. Ogni 3 turni, però. Beh, questo fa meno danno ma più vita e questo ha meno vita ma fa più danno. Facciamo così. Ci darà anche più spazzatura, è vero, ma non importa. Comunque sono 9 carte e quindi ci va bene. Per una volta non abbiamo nemici con effetti demoniaci oppure nemici con effetti velenosi. Finalmente qualcuno che mi piace, quindi abbastanza facile da battere, si spera. Questi praticamente sono soltanto nemici curativi, quindi niente di troppo pericoloso. E facciamo così. Questo dopo farà 0 di danno, quindi lo possiamo lasciare lì. No, oh! No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Fa danno in base alla vita, quindi fa 6 di danno. Ok, abbiamo rischiato, tipo tantissimissimo. Già come lo potevi anche dire prima, però non importa. Allora, facciamo
Facciamo una roba del genere. Cambiamo. Ok. Facciamo. Aspettate, a sto punto. Facciamo così. Perfetto. Vi farò altri tre. Perfetto. Adesso. Ecco, qui abbiamo il goblin che dobbiamo assolutamente eliminare. Questo per ora non lo metto perché mi sa che ci muore, se no. Facciamo. Così. Ok, questo è ultimo, quindi non colpirà nessuno di alleati. Facciamo così, ha colpito il goblin, va bene, non importa. Questo ci farà 5 di danno. Non se facciamo, però potrebbe. Facciamo così a sto punto. Vediamo. Proprio lui. Abbiamo sprecato una carta. Ma che bello. Ok. Adesso lui lo rimettiamo in fondo, questo farà 2 di danno a questa carta, facciamo così. Speriamo di colpire lui. Ok, perfetto. Tanto lui è fermo qui per 10 turni, quindi direi che siamo a posto. E facciamo pure. Aspettate, facciamo così. Bene. Così almeno lui si sta curando. Il goblin è andato e abbiamo questo nemico. Che cosa fa? Fa danno in base alla vita. 15. 5 turni di tempo ci abbiamo. Potrebbe essere pericoloso? Assolutissimamente sì. Perché proprio lui, gioco? Perché? Vabbè, non importa. Basta che riduciamo il danno. Il più possibile. Facciamo così. Ok, va bene. 10 di vita farà 10 di danno. Niente di buono. Questo farà 2 di danno a tutta la fila. Accettabile. Anzi, però se facciamo così farà 0 di danno. Perfetto. Perfettamente perfetto. Però adesso facciamo anche così. Ok. Ok. Questo farà 0 di danno. Questo farà 3 di danno a lui. Noi adesso eliminiamo qualcuno. Ok, te. Ok, si becca 2 punti. Boom. Facciamo danno. Questo farà 3. Quindi dopo la vinciamo. Mettiamo questo così. Tanto per simpatia. E la vinciamo. Perfetto, dai, questa run tutto sommato sta partendo abbastanza bene, quindi dai, non ci possiamo lamentare. Però ci sarà la boss fight, si spera fattibile. E non so se possiamo controllare un attimo le missioni. Allora, ci mancano 8 monete dai Goblin e abbiamo completato la missione, quindi si spera che entro la fine di questa run riusciremo a completare la missione. Allora, dove andiamo? Di sotto, sinceramente, sì. Vediamo un po'. Ah, questa è nuova. Quando distrutta, applica questo effetto. Allora, è un effetto che applica al nemico. E non lo so. Che cosa dice? Quando attacca, colpisce un nemico, un alleato istantaneo? Boh, proviamo. Cioè, penso che tipo, noi la mettiamo. Questa carta viene distrutta da un punto negativo a quello che l'ha colpito. E praticamente quando quel nemico attacca farà un po' di danno anche a un nemico. A un altro nemico, penso. Quindi dovrebbe essere un effetto positivo. Questo che cosa fa? Applica 4 punti boom a un nemico, però ci dà anche 4 di spazzatura, quindi attenzione. Questo invece ci fa ottenere Spark, che non so cosa sia. Questo invece
Non possiamo permettercelo e questo non possiamo permettercelo. Allora, cerchiamo di risparmiare soldi perché qui abbiamo il negozio, vediamo un po'. E non ci possiamo permettere niente, ma che bello. Allora, riduce gli effetti dell'attaccante di 1, però è inconsumabile. E non ci possiamo permettere altro, quindi boh, compriamola. Il problema è che siamo arrivati sì al boss, ma con carte decentemente. Non lo so. Questo è un problema. Questo è un problema. Questo è un problema giga enorme. Giga enorme. Perché il boss dovevi colpire Makoko che è rotto. Si potenzia troppo Makoko. Come lo buttiamo giù adesso? Mettiamo Jumbo, che ha tantissima vita, quindi si può reggere un po' di colpi. Allora, questo per ora farà soltanto uno di danno, quindi dai, buono. Ma se io faccio così, non prende danno. Perfetto. Questo farà uno di danno a Jumbo. Questo farà due di danno a tutta la fila, ma non ce lo blocchiamo. Ecco, ovviamente ha bloccato il boss. Mi pare giusto. No, ha colpito pure lui, è vero. E no, gli ha dato i punti boom. Allora, lui lo mettiamo di sopra. Aspettate, ok. Ok, no, c'è Makoko di là. C'è Makoko di nuovo. Non ci posso credere. Fatemi fare così un attimo. Ok, questo farà 3 di danno, ma è inevitabile. Possiamo. Vorrei bloccare questo Makoko. Il problema è che abbiamo questo bellissimo ciondolo inutile. Perché? Cioè, sempre gli effetti negativi. Sembra giusto. Cosa facciamo? Così. Si prenderà 3 di danno, ma non importa. Lui farà 1 di danno a qualcuno. A loro due, ok. Adesso però che cosa facciamo? Facciamo 2 di danno a lui. Anzi, a qualcuno di casuale. Ah, tra l'altro, giusto per mettervi ansia. Anzi, mettermi ansia. Lui non l'abbiamo mai sconfitto, penso. Ossia, che forma ha? Tipo fumo. Questa, eh? Sì, questo è un boss che noi non abbiamo mai sconfitto. Infatti, è questo qua. E è tipo la terza volta che mi capita. E non l'abbiamo mai sconfitto fino ad ora. Ed è un problema. Tra l'altro siamo pieni di spazzatura, quindi non so cosa fare. Questo farà 3 di danno a lui. 5. Eh sì, vabbè, come dobbiamo fare? Cioè, 5, 6, 7, 8 di danno. Cioè, aspettate. Se io faccio tipo così, lui muore, però intanto fa danni. Ok, adesso loro attaccheranno tutti, ma subiranno anche danni. 2 di danno, 4 di danno. Ti prego, il manichino, dammi il manichino, dammi il manichino. Non mi ha dato il manichino. Me la rischio. No, è morto. È vero. Ti prego, non ti trasformare. No, ricordavo bene, invece si trasforma. Allora, questo farà 5 di danno. 5. Che? Stavo scherzando, non farà danno. Ah, ma chi l'ha visto? Chi l'ha visto? No, 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 abbiamo perso.
Partiamo bene. Ottimo inizio di episodio. Non ce l'abbiamo fatta. La missione non siamo riusciti a completarla. Non importa, la completiamo adesso perché iniziamo una nuova run. Ovviamente scegliamo la tribù nuova, mettiamo Snizzly perché non l'abbiamo mai provato ed è super puccioso, quindi lo mettiamo. E si procede. Speriamo almeno in questa run di arrivare il più avanti possibile perché non abbiamo ciondoli che condizionano la partita perché non è appunto una missione giornaliera e quindi dovremmo gestircela meglio, anche perché vi ricordo che le carte di questa tribù possiedono questo deck che è molto molto buono rispetto ad altre tribù. Adesso lui farà uno di danno, ma chi se ne c'è. Cioè, 2, non importa, è uguale. Facciamo così. Perfetto. Qui abbiamo il Goblin. Il Goblin va eliminato instant. Dobbiamo assolutamente fargli danno, ma facciamo così, almeno dura di più. Ok, ci darà anche più soldi. Adesso però lo lasciamo un attimo lì perché dobbiamo anche tenere a bada questo. A sto punto mettiamo Snizzly che ci farà pescare 3 carte. 2. 3. Ok. Teoricamente, se gli diamo tipo dei ciondoli e lo potenziamo tantissimo, diventa, penso, illegale. Penso. Comunque, facciamo così. Ok, non importa. E adesso di nuovo il Big Bang. Va bene. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo così. Cambiamo carte, attacchiamo un nemico di sopra, anzi attacchiamo lui, in questo modo vinciamo la partita. No, non è vero. Non è vero, non vinciamo la partita. Perché lui fa soltanto 5 di danno. Ma adesso la vinciamo, mi dispiace, adesso la vinciamo. Sei durato letteralmente 2 secondi, GG, ma non ce l'hai fatta. Va bene, non importa. Procediamo. Dove andiamo? Di sotto. Questa volta voglio andare di sotto perché ci sono i ciondoli. E c'è anche un nuovo compagno che mi ispira. Ti prego, ciondolo rotto. Applica un punto neve. Beh, mica male. Aspettate. Ma se questo applica un punto neve ogni volta che viene colpito? O lo applica ogni 3 turni? Non lo so, sinceramente. Dobbiamo scoprirlo. E lo scopriremo. Facciamo così. Queste le conosciamo già tutte. Ma io direi di prendere questa perché, come sapete, fa danno in base ai punti spazzatura che abbiamo nella nostra mano. E questo è un deck che ci farà ottenere tanta spazzatura. Quindi penso sia il caso di prendere una carta come qui. Allora, per prima cosa togliamo di mezzo questo nemico che potrebbe causarci molti problemi in futuro. Mettiamo Tinkerson Junior. Iniziamo a danneggiare lui che è più problematico. Ok. Facciamo così, tanto dopo ci dovrebbe morire, teoricamente. Ci farà 2 di danno, ma non importa. Ok, perfetto. Cambiamo carte. Ah no, lui potenzia la spazzatura, quindi fa 2 di danno. Beh, niente male. Ottima abilità, aggiungerei. Allora, qui abbiamo il Goblin, quindi direi di eliminarlo il prima possibile. No, no, è vero. Me ne sono scordato. Non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso, scusate, ma è così. Quindi questa volta lo eliminiamo. Ok. Ok. Facciamo così. Ok. Tu fai 4 di danno. Così abbiamo completato la missione. E abbiamo anche fatto tanta roba. Sì. Attacchiamo con i junk.
che sono diventati utili, incredibile, ma vero. E abbiamo il The Ringer. Sinceramente sì, potrebbe essere problematico, però diciamo che non è proprio fortissimo come boss, ce ne sono di molto molto più forti. Facciamo così. Ok. Bene. Così almeno si è acchiappato un bel po' di danno. E quasi quasi punterei a sconfiggere il boss invece che i nemici come cosa principale. Purtroppo attaccandolo ci diminuirà i danni, ma non ci possiamo fare niente. Allora. Ma se invece gli tolgo l'abilità? Mica male. Gliela leviamo. Ok, perfetto. E gli facciamo anche 4 di danno. Ok, però attenzione perché questa muore praticamente. Allora, questo. No, abbiamo vinto, ok. Ok, meno male. Abbiamo rischiato. Purtroppo Snizzly è rimasto ferito perché mi sono distratto. Mi sono distratto e quindi questo gioco comunque non è un gioco stupido. Cioè, è difficilissimo, è impossibile. Devi ragionare uno sproposito. E quindi diciamo che ve lo consiglio in generale. Allora, questo applica 2 punti boom. E poi critical non so che cosa significa. Fa anche 2 di danno, quindi mi sembra illegale ed è una carta pure nuova, quindi ce la prendiamo. Adesso nuovo ciondolo, qualcosa di illegale, dai. Otteniamo un qualcosa. Ok, buono, questo cura di 2 con la carta ogni volta che fa una kill. La diamo al nostro capitano così resisterà più a lungo e procediamo con lo shop. Questa volta abbiamo molte più monete e dovrebbe costare meno la roba. Allora, questo aggiunge 2 punti scrap, aumenta di 2 il danno, aggiunge tronchi, cioè aggiunge spazzatura alla mano, però con la carta che abbiamo sbloccato, con questa carta la spazzatura sarà utile, quindi anche se è un consumabile, se lo prendiamo, questo ce l'abbiamo di già, mi sa. Fatemi dare un'occhiata. Non ce l'abbiamo? Non lo so. In ogni caso, aumenta di 3 il danno. Aggiunge Aimless a quella carta. Questo ci farà distruggere una carta nella propria mano e ci farà aggiungere quei punti a un alleato randomico, che non mi sembra la peggiore delle idee, ce la portiamo via. Ci compriamo anche questo. E per il resto, basta. Boss battuto. Qualcosa di scarso. Bamboozli, ok, il boss principale del gioco. Non ci lamentiamo. Subito. Istantaneo proprio. Questo ci farà 1 di danno, ma sono dettagli. Ok, tra l'altro direi Snizzly di lasciarlo lì perché poverino rischia la vita. Questo ma lo aggiunge tipo. Non lo possiamo fare? Ah, forse lo aggiunge soltanto alle carte che hanno quei punti vita. Vabbè. Allora, sarebbe il caso di eliminare lui. E quindi direi di farlo. No, è niente. Volevo darlo a lui, ma dettagli. Facciamo che gli diamo inchiostro a questa carta. Ok, adesso facciamo 6 di danno. Anzi, più danno perché c'è i punti boom. Buono. Il problema è che questa carta adesso ci farà 8 di danno. Ma per fortuna, se abbiamo il manichino, perfetto, che andiamo a posizionare. Mentre Bamboozli si fa un bel viaggetto. Ma adesso si divide. Ma che bello. Allora, ok, abbiamo il manichino, questo ci farà 1 di danno, ma pazienza, facciamo così. Questo farà 2 di danno, ok. Dovremmo avere la situazione abbastanza sotto controllo, spostiamo un attimo tutto di sopra. Questo
così lui farà 4 di danno di sopra. Questo lo buttiamo giù, così almeno lui recupererà 2 di vita. Anzi, è già full vita, quindi niente. Questo aggiunge 2 punti scrap e aumenta di 2 il danno. Ma perché non le posso utilizzare? Non me le fa utilizzare. Boh. E vabbè. Io questa posso tipo fare tipo così. Ah, figo. Interessante. Buono. Quindi lui farà. Ahia, ecco, questo è un problema però. Allora, questo ci farà 6 di danno. Questo ci farà 2 di danno. Ahia. Incrociamo le dita. No, è vero. Sì, però ascolta, sto gioco ti fa le cose a sorpresa. Per 2 è comparso dopo, perché io non ho fatto caso all'effetto. Ed è comparso dopo. Ma che bello. Allora, questo ci farà 7 di danno, questo 1. Allora, abbiamo perso all'incirca. Sei. Ah, è vero. Oh, meno male che c'ha il ciondolo. Cioè, veramente, meno male che c'ha il ciondolo. Allora, facciamo tipo così. Ok. Usiamo una carta, tanto per usarla, ok. Adesso cambiamo. Il problema più grande è che questa carta ci farà 6 di danno, quindi lui viene eliminato se non peschiamo. Però mi sorge un dubbio. Ma questa carta non è che la possiamo tipo usare soltanto una volta per partita? Le carte con punti scrap? Perché non la ritrovo, cioè non mi esce più. Questo invece. Cioè, questo ci farà 8 di danno. Come dobbiamo fare? Se io faccio così. Questo perché non glielo posso dare? Perfetto, abbiamo perso. Perfetto. Oggi stiamo giocando benissimo. E almeno, vabbè, abbiamo completato una missione che mica male. Allora, io inizio un ulteriore run perché non mi sta bene, sono molto arrabbiato. Tra 2 secondi distruggo tutto. E abbiamo sbloccato la Shade Sculptor. Questo misterioso personaggio ci aiuterà a copiare una delle nostre carte che abbiamo. Buona, buonissima. Quest'altra missione ci chiede di eliminare 15 nemici con veleno. Ok, difficile però. E vabbè, io direi di procedere con un nuovo run, sempre della nuova tribù. Quando è attivo, aggiunge 3 punti danno a una carta spazzatura nella mia mano. Bah, proviamolo. Tra l'altro, Aia, ho sbattuto la gamba. Andiamo avanti. Non è successo niente. Assolutissimamente niente. Non sto morendo dolorato. Stavo dicendo che tra 10 minuti devo concludere il video perché sta durando troppo. E comunque facciamo tipo, boh, che ne so, così. Ok. E poi facciamo di nuovo così. E
Ok. Facciamo così. Ok. Cambiamo. E facciamo così. Ok. Adesso i goblin li possiamo lasciare stare. E concentriamoci su questi nemici che ci daranno del filo da torcere perché sono illegali. Facciamo così. Perfetto. Facciamo anche così. Sneeze li farà un po' di danno. Facciamo così. Facciamo così. Perché no? Big Bang? No, The Snow Knight. Va bene, facciamo così. Lui farà altri 4 di danno. E andiamo a vincere. Il problema di questo gioco sono io, che ancora non sono bravo. Anche se in realtà questo gioco in futuro si semplificherà di parecchio. Perché appunto con le nuove strutture che ci aggiungeranno le missioni, anche completare le missioni, ci sbloccheranno nuove carte, nuove strutture e così via, che ci semplificherà la vita. Quindi prima o poi riusciremo a vincere una run, perché sì, si può vincere. Comunque questo applica un punto demoniaco, quindi buono, molto buono. La diamo a lui, così almeno ogni volta che attacca applicherà un punto demoniaco. Che mi sembra una cosa veramente ottima. Adesso ci prendiamo un po' di monete che non ci fanno schifo e anzi sono molto importanti. Nuovo compagno, questo è nuovo. Applica 2 punti boom e aumenta di uno quando viene colpita. Aumenta di uno che cosa? Non lo so, ma la prendiamo lo stesso perché è nuova come carta. E battaglia. Allora, ok. Questa battaglia non mi piace per niente, è uguale a quella di prima, ma che bello. Facciamo così, ovviamente. La mettiamo perché io sono curioso di vedere che cosa fa. Mettiamo anche Snizzly così ci farà pescare una carta. Poi facciamo così, almeno colpirà soltanto lui. Te farai 3 di danno, ok, e un punto demoniaco, quindi lui la eliminiamo. Te fai così. Ok, facciamo così, perfetto. Adesso però dobbiamo togliere questa carta assolutamente. Ok, perfetto. E poi facciamo, non lo so, facciamo tipo così. Ah già, ci richiede un punto spazzatura. Allora facciamo così. Bene. Questa dovrebbe subire parecchi danni. Perfetto. Facciamo così, almeno va giù. Perfetto. Questa scappa, ma non importa. E adesso The Ringer. La partita è identica a quella di prima, ma identica spiccicata, cioè è la stessa. Facciamo così. Ti farai altri 2 di danno. Noi facciamo ancora danni. Ok. Non ci preoccupiamo di niente. E teoricamente se ci esce una carta buona lo eliminiamo. E infatti lo eliminiamo. Ok, questa è stata letteralmente la battaglia più semplice di tutte da quando è iniziato il gioco. E si procede. Allora, la boss battle ce la lasciamo per il prossimo episodio perché il video sta durando troppo, penso. Non lo so, però penso stia durando troppo. Quindi dove andiamo? Direi di sotto. Nuova carta. Questa penso sia nuova. E la prendiamo. Ok. E per il resto, vediamo cosa ci offre questa cassettina. Allora, questo è nuovo. E praticamente fa 5 di danno quando un punto una carta spazzatura viene distrutta. Ottimo. Ottimo. Se troviamo qualche ciondolo P lo potenziamo. Un ciondolo lo voglio.
Per forza. Più 2 di danno. A chi lo diamo? Ecco, potremmo darlo a lui, per esempio. Però, no, non glielo volevo dare. Oh, allora però, non è possibile. O sto mouse è scassato, o non lo so. Perché io gliel'ho posato davanti, ma lo volevo dare a qualcuno. Già, io veramente sono basito. Sono basito. Questa dobbiamo prenderla. E tutte le altre carte già le conosciamo. Però io veramente sono basito, non so che dire. Allora, ricapitoliamo le carte che abbiamo sbloccato in questo episodio, che sono questa, quindi una, due, tre, quattro, poi, penso basta, e quindi di qua abbiamo cinque, sei. 7, 8, 9, 9 carte. Di qua penso nessuno in realtà. Ok, abbiamo sbloccato 9 carte. 9, che sinceramente non ci fanno schifo. Sono pur sempre 9 carte. E infatti la nostra collezione si sta arricchendo sempre di più. E non ci lamentiamo. E beh, ciao ciao!